Che brucia perché tutto sommato una sconfitta decisa da degli episodi. Il Pisa non è stato inferiore al Siena nell'arco dei 90 minuti. No, assolutamente, probabilmente abbiamo fatto un primo tempo un po' contratti, ma il secondo tempo credo che si sia visto un grande Pisa. Dopo il gol del pareggio, sulle ali dell'entusiasmo abbiamo attaccato per fare il 2-1 e poi credo su anche un errore arbitrale perché il fallo su Arturo era credo nettissimo, non è stato ravvisato, lì è partito il contropiede che il Siena ha sfruttato facendo il 2-1. Mister Gattuso su questo ha detto siamo stati un po' polli, nel senso che tutti avanti, volevamo vincere, siamo caduti un po' nel tranello. Sì, probabilmente quella è stata l'euforia, l'entusiasmo di una squadra spinta da un grande pubblico che voleva cercare in tutti i modi di portare a casa i 3 punti e ci sta insomma, però credo che comunque tutto nasca da fallo non ravvisato dall'arbitro. Molto? Vai.